L'Ascoli sfida la Fiorentina, seconda in classifica nel match valevole per la 14ª giornata del girone C del campionato nazionale Under 15. Mister Cusimano si affida Angeletti in porta, poi Girlando, Capasso e Curzi, Conestà, Ciabattoni e Cucco, Di Mattia, Balducci, Platania e Aloisi. Di fronte viola di mister Pettinari, arbitra l'incontro Morbelli della sezione di Fermo. I bianconeri al nono minuto, c'è questo lancio da metà campo da parte di Capasso. Si incarta la difesa viola, prova a approfittarne Balducci, il suo sinistro out, ma era in posizione di fuorigioco l'attaccante bianconero. Corner dalla destra per l'Ascoli, colpo di testa da parte di Conestà, parata sicura di Pinzani. Ancora un calcio piazzato per i padroni di casa, va Di Mattia direttamente in porta, ma non trova lo specchio. Si fanno vedere gli ospiti con Fayet e Lagi, il suo destro finisce out. Ancora Fiorentina, sempre con Fayet e Lagi, le sue finte, poi altra conclusione da fuori, si rifugia in corner Angeletti. Alza il numero dei giri la squadra di mister Pettinari, qui si invola Coratella che arriva in area, poi però commette fallo sull'estremo difensore bianconero, nulla di fatto. Dalla lunga distanza il calcio di punizione di Fayet e Lagi blocca con sicurezza Angeletti. Torna a farsi vedere l'Ascoli, lo fa con Balducci che lancia Platania. Vertice dell'area, il suo sinistro viene deviato, nessun problema per Pinzani. Si passa al secondo tempo sul punteggio di 0-0, l'iniziativa di Platania. Punta Ceccarini, poi ancora lui col sinistro, non si fa sorprendere Pinzani. La Fiorentina con in entrato Chiarelli che arriva in area di rigore, poi il suo sinistro in caduta, ottima risposta di Angeletti. Si lotta a metà campo, alla meglio Fayet e Lagi. Poi la Fiorentina può distendersi sulla sinistra ancora con Chiarelli, le sue finte, poi Angeletti. Azzecca in pieno, l'uscita bassa. Azzi per Luca, siamo all'ottavo del secondo tempo. Il destro è terrificante, gonfia la rete. A segno il centravanti viola, l'Ascoli è sotto 1-0. Prova a reagire la squadra di mister Cusimano. Qui lotta a Balducci, alla meglio su Scarpelli. Poi c'è il sinistro da parte di Platania, out non di molto. Esce Aloisi, dentro Venanzi. Tosti, la sua cavalcata. Poi il servizio per Pagliuso che lotta il destro. Non troppo distante dal palo. Altre sostituzioni per mister Cusimano con l'Ascoli a caccia del gol del pari. Ma la Fiorentina non demorde, continua ad attaccare. Ancora con Pagliuso, caparbio in area di rigore. Il suo destro viene respinto da Angeletti, poi Chiarelli fallisce il tap-in. Sempre lui, Chiarelli, il tunnel su Girlando, arriva in area a destro che colpisce il palo. Termina il match con la vittoria di misura della Fiorentina che sale a quota 32 punti. L'Ascoli invece rimane a 14 punti in classifica dopo la settima sconfitta. Prossimo match per i bianconeri in programma tra 2 settimane sul campo della Roma.